Buonasera a tutti, sono l'avvocato Cerchiara, contento di risentirvi. E No, questa tu non sera. li risenti, sei tu che parli, sono loro che ti risentono, che ti Sì, di risentono. risentirci, dai. Ecco, vabbè, E siamo lì. praticamente, stasera parleremo di crimini contro l'umanità. Come sapete, rispetto alla comunità europea ci sono tre atti che sono crimini contro l'umanità. Uno è il nostro, in cui noi abbiamo enucleato tutta una serie di violazioni che sono state fatte contro l'umanità, diciamo, contro l'uomo. Relativamente alle norme di legge che Sì, riguardano i sì. crimini. Mentre ce ne sono altre due, una di una società americana, ma solo in materia sanitaria, e quella poi dell'attivista tedesca Angela Rösing, la quale praticamente ha scritto 50 pagine in cui ha comprovato tutte le atrocità commesse dalla comunità europea e dai suoi organi, però solo in riferimento al caso Grecia. Il nostro. Vediamo invece questa sera se possiamo parlare di crimini dell'umanità in generale, quali sono e che cosa possiamo fare, perché come dice giustamente il dottor Rizzo, che avete avuto occasione di sentire, noi dobbiamo dare anche delle risposte. Allora, primo crimine dell'umanità, abbiamo detto quale può essere, è quello delle istituzioni finanziarie. Le istituzioni finanziarie cercano di dominare il mondo, nessuno quasi se ne accorge, lo fanno con la politica, lo fanno con la normativa, lo fanno con i giochi di potere, lo fanno pagando le persone che hanno il potere e lo fanno in tutto il mondo. La finanza non si limita a gestire il proprio mondo e a fare il suo praticamente tornaconto, perché noi non abbiamo niente contro la finanza. La finanza deve avere il suo spazio nel mondo. Diciamo la finanza dal punto di vista teorico, poi dal punto di vista pratico sappiamo perfettamente dalla storia o comunque dalla storia degli ultimi 300 anni, nella storia europea, dove la finanza interferisce in maniera pesantissima nella storia dell'umanità. Non solo interferisce, soffoca e distrugge il lavoro reale. Oh. Non si limita a esprimere i propri interessi, soffoca, distrugge, colpisce, elimina. Beh, vabbè, gli aggettivi, mo basta così, avete capito il concetto. Adesso, che cosa bisogna fare? Beh, la normativa ci può aiutare. La normativa, innanzitutto, tutte queste entità che sono queste enti di carattere sovranazionale che non fanno mai gli interessi degli uomo e dei cittadini, degli stati, delle nazioni del mondo, fanno solo gli interessi delle istituzioni finanziarie. Queste non hanno molto per le nazioni, la salvaguardia nelle proprie nazioni di interessi nazionali, che si possono anche, diciamo, coniugare con raccordi di carattere, è positivo che si facciano degli accordi di carattere federalista. Ma la comunità europea è un mezzo attraverso il quale le istituzioni finanziarie colpiscono e si garantiscono potere, eliminando la sovranità degli stati, eliminando la loro libertà, diciamo, di carattere monetario, soffocando il lavoro, diminuendo le possibilità commerciali, colpendo le industrie, aggredendo le proprietà private. Piano piano questo avverrà. Se tu lasci in mano alla finanza la cosa pubblica, anche la cosa privata, la finanza distrugge tutto. Non ci rimarranno che macerie di povertà. Quindi, beh, per esempio, c'è la legislazione, la legge Glass-Steagall, che distingue le banche d'affari e banche di interessi. Le Vedi caso, non banche l'hanno di interessi, che non hanno mai. mai Che salvò l'America ripristinata. nel Ricordo, 26. da questo punto di vista, ricordo il grande Lyndon LaRouche, il quale è stato il primo a livello internazionale a sollevare la questione, è uno dei principi fondamentali, perché Lyndon LaRouche è sempre stato un vincente da questo punto di vista, ha sempre proposto delle cose importantissime, compreso anche
La via della seta, perché il primo a parlare dell'importanza della via della seta negli anni 70 è stato Lyndon LaRouche. Allora, la Glass-Steagall salvò l'America dalla crisi mondiale. La distinzione tra banche di interessi e di affari da una parte e banche di risparmio per i cittadini e per i lavoratori e per le industrie. Non dico che salverebbe il mondo, ma ci siamo quasi. Ma non lo vogliono applicare. Allora, e passiamo al secondo crimine contro l'umanità, ed è quello di individuare una terza categoria oltre l'uomo e la donna. La categoria di chi è sta una via di mezzo tra uomo e donna. Mi dicevano alcuni amici latinoamericani che nelle scuole si tende a insegnare che esiste questa terza categoria, con una spinta di carattere, diciamo, personalistico eccessiva già nel mondo, che va contro praticamente l'istituzione della coppia, non l'istituzione, che va contro la coppia e il matrimonio. L'inserimento di quest'altro elemento, di una terza categoria, è un crimine contro l'umanità. Io, da cristiano, per me questi due crimini, il primo, quello della finanza contro il mondo normale, reale, e questo di chi vuole inserire questa categoria, è un crimine contro lo Spirito Santo. C'è un professore universitario che è stato uno dei propugnatori di queste teorie gender, che ha fatto marcia indietro in un libro che ha scritto di recente, dicendo che si era inventato tutto. Ecco, questo, se tu poi lo trovi, magari come ne no? Parli, sì. Perché sarebbe importante. Guardate che questo fatto di che uno deve avere una propria autonomia sessuale, che può riguardare e sta a cavallo tra un sesso e l'altro, il fatto dei rapporti omosessuali tra uomo e donna, che ci sono sempre stati, per amor del cielo, però il fatto del loro riconoscimento di una terza categoria è un fatto demoniaco. Qui noi lo scoperchiamo. Tutti coloro quali agiscono per tentare di creare questa nuova categoria sappiano se sono stati smascherati. Questo è un peccato contro l'uomo. È un crimine, forse il più alto crimine contro l'umanità. Non si tratta di non concepire che esistono delle situazioni particolari in cui persone hanno delle particolarità di carattere sessuale. Non si tratta di quello. Non si tratta di non lasciare la libertà alle persone. Non si tratta di non riconoscere a persone che hanno particolarità sessuali i loro diritti. Ma una terza categoria non si può enucleare. Se lo si fa, si entra in questa zona di crimine contro l'umanità. Il terzo crimine dell'umanità, di cui vogliamo parlare stasera, è qual è? È l'elemento digitale e informatico. Anche qui, come la finanza, fin tanto che si usa l'elemento informatico come aiuto, è molto positivo. Il guaio che tende a sostituire praticamente l'attività reale. Io, 15 anni fa, quando nucleai insieme ad altri dei colleghi i principi di un nuovo diritto, che cos'è che scrissi tra i principi? La tecnologia deve essere praticamente controllata, cioè ci devono essere delle norme. Se tu fai una nuova scoperta tecnologica, devi lasciare inalterata che l'accompagna quella tradizionale. Cioè, tu puoi mettere la metropolitana, ma devi lasciare anche un autobus in superficie. Vuoi mettere il computer al tribunale? Devi mettere anche il registro manuale. Vuoi fare il processo telematico? Buongiorno, parleremo del processo telematico. Benissimo, ma devi consentire a chi vuole di portare cartaceamente i propri atti. Perché altrimenti il mondo informatico, il mondo digitale, soffoca l'umanità e il mondo reale.
e questo è il terzo peccato contro l'umanità, perché non c'è niente di male. Queste sono tutte scoperte meravigliose, se solo non pretendono di fare tutto loro. Il vecchio deve essere costretto a fare praticamente i moduli informatici. No, deve essere libero. L'informatica non deve essere un peso a carico dei cittadini, deve essere un aiuto a carico della collettività. Gli enti pubblici non devono richiedere al cittadino di fare cose informatiche, ci devono occupare loro di farle. Ripetilo, che è un concetto molto importante, è una questione di giustizia sociale. Tu non puoi imporre ad altri delle normative che sai che gli altri non sono in condizione di poter ottemperare, e lo fai apposta. E lo fanno apposta. L'ente pubblico è una massa di delinquenti, e quando tu li metti il ditino sulla pratica, diciamo, no, io non lo so, io non lo sapevo, mi sono sbagliato, non lo so, questo è l'atteggiamento della burocrazia italiana, ricordiamocelo, è un mezzo di sopraffazione, e praticamente, ripeto, quindi l'ente pubblico non può obbligare a fare qualche cosa che dovrebbe fare lei, perché quello è uno strumento che aiuta tantissimo, ci deve essere. Solo che cos'è che va male? Che intende coprire l'intero campo dell'attività umana. Questo non va bene. Tu vuoi fare questo romanzo? Benissimo, ma devi lasciare libero chi vuole praticamente muoversi nell'ambito ordinario. Al contrario, proprio adesso, le ultime notizie dei giornali, l'attuale Presidente del Consiglio, chiamiamolo Presidente del Consiglio dei Ministri, non ha mai i soldi per pagare qualcosa, però i soldi li ha trovati per pagare i funzionari del Ministero di sua pertinenza, o per aumentare lo stipendio a funzionari che sono già stati ampiamente remunerati, perché noi sappiamo che la situazione della burocrazia italiana, soprattutto a quei livelli lì, è una situazione che va ben oltre di qualsiasi immaginazione. E lì è proprio una questione di coincidenza. Hanno suonato alla porta. Puoi andare, so, a prendere, sì, te. Sì, vai. Vado io. Oh, mentre il dottor Vitali va ad aprire, no, io sto concludendo praticamente, perché poi quello che comprova che, come dice il dottor Vitali, che questa informatizzazione, che questa digitalizzazione cerca di raggiungere degli obiettivi di sopraffazione, lo dimostra il fatto che il processo telematico non è che prevede che tu mandi un atto spedito e tramite praticamente mail, package, no, c'è tutta una serie di procedure che sono lunghissime, che richiedono cose tantissime cose, come si chiama la parte, come si chiama la controparte, e dove abita, e che codice fiscale ha, e qual è il codice civile. Guarda, è una cosa impossibile. E quindi è fatta apposta. È fatta apposta, è contro l'uomo. Raddoppia e triplica il lavoro. Quindi è fatta apposta. Ci sarà qualcuno un giorno. Io per esempio sono andato al TAR pochi giorni fa, cioè sono andato anche l'altro giorno, ho detto: avvocato, noi siamo d'accordo con lei, perché io gli ho detto triplica il lavoro nostro, dei giudici e vostro, delle cancellerie. Sì. Avvocato, noi siamo d'accordo con lei. Poi sentite questo, perché vi dico questo, è obbligatorio fare il processo telematico, se non lo fai, a parte voi sapete che io morirò, voglio morire facendo l'avvocato, il processo telematico lo fa il tecnico, io no, io faccio solo cose giuridiche. Sì, vieni Alessandro. Quindi sei obbligato a farlo, però ti chiedono anche il cartaceo, quindi è un doppio lavoro, perché poi praticamente tu devi fare sia il processo delle marche e devi portare anche praticamente il ricorso cartaceo. Poi oggi, siccome il cliente è una persona che non ha ancora lavoro, che impugna un concorso, mi hanno chiesto anche l'originale
della certificazione per cui si chiede di non pagare il contributo unificato. Quindi una cosa in più, che non basta che tu l'hai messa del telematico, gliela devi portare non solo in cartaceo ma in originale. Ma non è bastato? Oggi sono dovuto ritornare perché ho dovuto portare anche la fotocopia dei documenti di questa persona. Ecco, quindi vedete come si rende difficile alle persone. Poi è roba che loro nemmeno guardano, che non gliene frega niente, scaraventano lì in un'applica e finite tutto. Quindi vedete com'è contro l'uomo? E qualcuno si deve ergere. Ecco, guardate, il processo telematico è, mo lo devo dire questa frase, e poi concludo, è contro l'uomo. Non dico che è un crimine contro l'umanità, perché i crimini contro l'umanità, che poi sono definiti quelli, quindi i crimini contro l'umanità, la digitalizzazione, l'informatizzazione in generale lo è, perché viene utilizzata al posto delle regole tradizionali e dell'operare tradizionale, e quindi questo è sbagliato, perché le due cose devono andare insieme. Però il processo telematico è un po' esagerato, non è un crimine contro l'umanità, però è contro l'uomo, e questo noi l'abbiamo smascherato. Un giorno qualcuno si ribellerà e dirà: tu hai fatto qualche cosa che è contro l'uomo, va eliminato. E con questo concludo. Dottor Vitale, vuole parlare di qualcosa? No, niente, concordo perfettamente con quello che questi tre crimini contro l'umanità, sei d'accordo? Vuoi aggiungere qualcosa? No, sono perfettamente d'accordo, è un fronte che noi dobbiamo aprire, perché è un fronte che deve anche servire per aumentare la consapevolezza dei nostri amici. È lì il punto, aumentare la consapevolezza. Pronto? Guarda, in questo momento sto registrando, non posso parlare, ti chiamo tra 10 minuti. Ciao. E con questo diciamo che chiudiamo. No, no! Vorrei che tu esprimessi un'opinione sulla tesi del dottor Rizzo che il Movimento 5 Stelle è un espediente multilivello. Sì, no, vieni qui e prima. No, chiudo subito. L'ho già detto più di una volta. Vieni qui, No, ho confermato più di una volta. Trattasi, per semplice ragione di trascinamento di pratica abituale, noi sappiamo che il Movimento 5 Stelle è stato inventato da una organizzazione di carattere pubblicitario che era già da tempo abituata a creare organizzazioni multilivello. Quindi hanno pensato di fare un multilivello, di fare un'organizzazione politica impiantata sullo schema del multilivello, che si è dimostrato come tale. Vabbè, rimanendo, ecco, rimanendo ai vertici, e ciò è assolutamente non solo antidemocratico ma anticostituzionale, un organismo che è al di fuori delle prerogative di chi viene eletto, perché è il coordinamento, come dire, chi lavora, chi comanda, chi lancia le idee, chi fa le proposte, è al di fuori dell'aspetto partitocratico. Gli eletti sono solo degli esecutori. Bene, volevo sapere la tua opinione su questo. Questo punto, a meno che Alessandro non vuole dire qualche cosa, noi possiamo chiudere. No, io non ho nulla da dire. Stasera. Perfetto. Allora, buonasera a tutti. Buon autunno, perché ancora in autunno siamo, benissimo. Non è cominciato. No, meno male, rimanesse così. No, che vuoi l'autunno per tutta la vita. Buonasera a tutti.